Blitz contro il clan di Lauro. Arrestati Tony Colombo e sua moglie. L'operazione compiuta contro il clan di Lauro ha portato all'arresto di 27 persone. Tra queste Vincenzo Di Lauro, figlio del capo clan, il cantante Tony Colombo e sua moglie Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino. Tra gli arrestati anche un autista impiegato presso la DDA. L'inchiesta, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia, DDA, si è focalizzata sulle attività imprenditoriali e finanziarie dell'organizzazione criminale di Secondigliano. Sono stati sequestrati beni per 8 milioni di euro, facenti parte del patrimonio illegale accumulato dal gruppo malavitoso. Il clan di Lauro investiva anche nel settore dell'abbigliamento, creando nuovi marchi, tra questi il brand Corleone, la bevanda energetica 9 mm, per emulare il nome dell'epistola. Entrambi avrebbero un collegamento con Paolo Di Lauro, soprannominato Ciruzzo o Milionario. Secondo le indagini degli inquirenti, il clan di Lauro avrebbe investito in attività meno aleatorie, utilizzando società intestate a soggetti prestanome. Tra queste una palestra, una sala scommesse e alcuni supermercati posti sotto sequestro. Le varie attività comprendevano anche il contrabbando di sigarette dall'est, principalmente dalla Bulgaria e dall'Ucraina. Il cantante Tony e sua moglie avrebbero fondato una fabbrica di sigarette per confezionare pacchetti di bionde con tabacco estero, destinate al commercio nazionale e internazionale. I carabinieri del ROS, in collaborazione con il Comando Provinciale di Napoli e la DDA, hanno svolto le loro indagini facendo emergere numerose attività illegali, quali estorsioni, spaccio di droga e minacce ai familiari di un pentito. Tony Colombo è un cantante neomelodico napoletano di 37 anni. La musica, però, non è l'unico argomento che richiama l'attenzione su di lui. Le sue scelte in campo amoroso hanno, infatti, destato molta curiosità, soprattutto quando, all'età di 18 anni, ha sposato Luana La Rosa, figlia del suo produttore. Dal loro matrimonio, durato 10 anni, sono nati 3 figli, Marco, Giulia ed Emanuela Lia Rosa. Qualche anno dopo la separazione l'artista ha incontrato Tina Rispoli, vedova di Gaetano Marino e madre di Crescenzo, Mary e Nicola. Colombo, perdutamente innamorato della donna, ha deciso di sposarla dopo qualche mese con una cerimonia presso il Maschio Angioino di Napoli. Successivamente la magistratura ha aperto un'inchiesta per verificare se la coppia avesse ottenuto i permessi utili all'organizzazione del ricevimento. Un matrimonio sfarzoso che, all'epoca, destò non poche polemiche, per diversi motivi. Tra questi la scelta della location e l'organizzazione di un concerto a sorpresa in piazza del Plebiscito organizzato, qualche giorno prima. La coppia finita in carcere con pesantissime accuse dovrà interrompere la sua tournée e rinunciare, probabilmente, al loro tour Tony Colombo Super Show. I due sono sempre stati al centro delle cronache giudiziarie, ma questo non ha impedito il loro successo con la vendita di tutti i biglietti per il loro prossimo concerto. Cosa possiamo dire? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.